Salve a tutti e bentornati a Dark Souls 3. Allora, sento degli strani rumori. Ah, quello sta là con i tre cani? Ah, lasciamolo in pace. Oh. Sì, sono tornato. L'ultima volta avevo deciso di tornare indietro perché mi sembra che qua avanti... Oh, ho lasciato l'arma? No, del bel sciarpame. Oh cavolo. Ma che cosa? Non riuscivo proprio a colpire. Wow. Dicevo, l'ultima volta avevamo attivato l'altro falò. Però, oh cavolo, non eri. Però qui c'erano altri passaggi da vedere. Io volevo dare il calcio, però è uscita fuori bene. Anche se... c'è questa parte un po' che mi spaventa. Questa qua fuori. Questa. Scappa, scappa! Ah, cavolo! Oh, arriva! No, col cavolo che mi lanci l'incantesimo! Se vuoi vieni qua! Bastarda! Vieni, vieni. Presa. No, non ha lasciato nulla. Che peccato. Ok. Ah, ci tocca ripulire tutto questo posto. Ah, a proposito. Andiamo un po'. Riesco a ottenere le armi di questi tipi, tipo il forcone o questa specie di, non lo so che cos'è, una mannaia, cappello da lavoro. Ah, mi mancava il cappello, c'avevo i pantaloni. La casacca, mi sa che... oh, il mantello mi mancava. Oh. No. Quanto me la son rischiata là.
quanti da lavoro, anche quelli mi mancavano. Bomba incendiaria. Ah, che peccato. Ah, ce n'è un altro qua. Niente forcone. Che peccato. Allora, qua l'altra volta da qua erano sbucati. Ah, eccoli infatti. Oh, quelli sul ponte. Oh, che ha lasciato? Ah, bomba incendiaria. C'è anche quel passaggio là sotto. È veramente pieno di strade questo posto. Nah, sembra più solito del previsto alla fine questo ponte. Che sta... Bada! Bastardo! Ho fatto l'attacco sincronizzato. C'è una strada qua. Stai attento a tiratore. Stai attento a tiratore. Ma aspetta, ma qua sotto dove andava? Oh cavolo! Oh no! Pessimo! Ah, cavolo, finito. C'è una porta. Oh. Oh. No, 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 no. Oh, cavolo. E chi se l'aspettava? Ah, non me l'ha lasciata però. Che peccato. Cioè, era buffo, però. Mi ha preoccupato un bel po'. Mi ha fatto prendere un colpo. Scudo ca... Oh! Che cavolo mi ha sparato? Caduceo comunque, se ricordo bene. Quindi è quello il tiratore a cui devo stare... a cui devo fare attenzione. Qua sotto che c'è? Oh, è passata una freccia. Sotto non c'è nulla. T'ho visto. Sì, non è solo un tiratore, però. Sono un bel po'. Situazione. Forse se riesco. Oh cavolo! Che è successo?
Arrivo, bastardo. Cavolo. Tu sei morto, sì. Ah, giusto per essere sicuri. Allora. Uff. Anima morente. Ah, questa parte. Ah, là sotto mi sa che si torna indietro. Prova a bara. Che è quella che ha sulla schiena. Infatti non è aggressivo. Ok. Avete visto? Mi sa che vengono gettate dall'alto. Guardate che roba. Ah, perché ci sono ghiazze di sangue? Si combatte? Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. No. Ah, povera anima. Well, what's up? This pit is for hollows, not for the likes of you sane folk. Or perhaps you are a hollow, posing as otherwise? Certamente. Yes, then we are just fine. It's important to know who you are, but we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so. Okay. Beware, the shackles of the gods are fragile. You might need this. Etch it on your heart if you feel your sanity slipping. Creatori di tumuli? Ah, un patto. Come here to pile up your victims, for that will form your anchor. You'll see when you go mad. They'll be your family. Okay. You'll go mad one day, but not today. Take my advice. Use this bone and leave this place. Ah. This pit is for hollows,
and for the occasional madman fond of piling up victims. A piacere. You've better things to do, I'd hope. This pit is for hot. You've. Scudo del dio della guerra. Stupendo. Prega presso l'altare del sacrificio. Offri catena vertebrale. Ce n'ho una. Ma. Cioè, il discorso. È che. Non c'è falò. Cioè, ogni volta che uno vuole tornare qua. Deve tornare indietro. Farsi. Che strano. Qualcosa di notevole più avanti. Vediamo un po', va. Allora, abbiamo trovato un normale scudo rotondo di legno decorato con i serpenti gemelli, un antico simbolo originario della grande palude. Gli scudi di legno sono leggeri e di facile utilizzo e assorbono efficacemente la magia. Ah. Bah, insomma, è anche troppo. Scudo di legno rinforzato con il metallo. Il più grande dagli scudi di legno, il bizzarro disegno rappresenta un dio folle che gli abitanti di regioni lontane adoravano come dio della guerra. Ah, c'ha la stessa, però riduce di meno il danno. Che peccato. Poi abbiamo trovato la frusta. E che altro abbiamo trovato? Mi sa niente. Abbiamo trovato forse qualche oggetto. Ah, l'osso di Loretta. Era stretto tra le braccia del cadavere di una donna nell'insediamento dei non morti. Il suo nome era Loretta. Poi abbiamo trovato quella specie di. Questo osso speciale rinvenuto dai membri del patto dei creatori di tumuli nel cadavere di una vittima. Solo uno di queste ossa è presente nelle vertebre. I creatori di tumuli ritengono sia un modo per non perdere ragione. Per loro ogni vittima rappresenta un nuovo legame. Cioè, il discorso è che effettivamente non c'è maniera di tornare qua giù. Se non riusando quella. Quel passaggio. Cioè quella creatura con. Vabbè. No, torniamo all'altare del vincolo. Così diamo l'osso di Loretta e utilizziamo la. Il pezzo della fiasca Estus. Che a proposito, io non ho mai letto. Scheggia di Estus. Permette al fabbro del santuario di aumentare il numero di utilizzi della fiaschetta di Estus. Era raro in passato che. Un non morto si separasse dalla propria fiaschetta d'Estus, ma questo frammento, pur infranto, è un piccolo segno di speranza. No. Ah, Ashen One, be sure. Allora, prima di tutto. Ah, tis good, tis what needs. Ok, facciamo sempre uno solo per adesso. Eccolo. Oh, hello, you're back. And in one piece. Poveraccio. Well, now it's time I do my part, huh? Ah.
heavens. She was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As, well, a little trinket of thanks, I suppose. Poverino. You can keep the ring as... Goodbye. Oh, this place is a bore. What good is thievery if you've nowhere to go? Ok. Quello che... Ah, eccolo. Oh, our champion of Ash, welcome home. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. Attinge il vero potere. As I have said, I was once a sorcerer. Alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. But I can teach you what I know. Perhaps, more importantly, I believe that I can help tease out your true strength. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark sign possess something quite special. As I have said, I was once a sorcerer. Alas, the magic of Londor is a far cry. But I can perhaps, I believe, we pilgrims that those... Che farà attingere il vero potere? Then shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Posso mettermi... Ah! Ok. Ah! Così. Ok. Va bene. Ma perché no? Fa piacere. Be safe, champion of Ash. Fa comodo. Un livello gratuito. Tu non hai nient'altro da dirmi? Yet to give in, eh? Good. The firekeeper must be twitching with delight. But what do you really know about these lords of Cinder? These supposed legends? Let's take Aldrich for one. A right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. He ate so many that he bloated like a drowned pig, then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep, and they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. Here I ask, do we have a sodding chance? At the foot of Lothric Castle, an old path still runs below the tower in the undead settlement. It was used to transport sacrifices to the Cathedral of the Deep. You should see where it leads. If you've the stones for it. At the foot of Lothric Castle, it was used if
cioè praticamente gli portavano gente da mangiare. Oh. Beh, ah, eccoli. Welcome home, Ashen One. Speak thine. Ashen One, to be unkindled is to be of sovereignless. I will show the Ashen One. Farewell, may the Ok. Purtroppo non l'abbiamo trovata, vero? Ok. Dicevo, purtroppo non abbiamo. Cavolo, bisogna rifare tutta questa parte. È un po' dura vedere tutti quei passaggi. Un bel po' dura. Chissà se... Oh! Pessimo. Veramente pessimo. Dicevo, mi fa comodo perché alla fine... Oh! Ma non mi ha fatto danno. Cioè, l'ho mancato talmente tante volte. Dicevo, mi fa comodo perché alla fine così faccio le anime che mi servono per comprare quella chiave. Però devo ammettere che un pochino stupendo. Chissà se riesco a prendere anche... Quasi. No! No, mi sa di no. Oh sì, l'ho presa! Oh cavolo! Oh, c'è arrivato. Ma praticamente percorro... Cioè... No. Cavolo. Me l'aspettavo. Ne ho saltato uno. Ah, eccolo. Ricordavo... Ok. Andiamo a uccidere la donnona, la super sacerdotessa. Salve. Oh, oh, oh. Aiuto! Che cosa sta facendo? Che cosa ha fatto? Vieni, vieni. Presa. Ah cavolo, sei viva.
Fanno paura queste. Già. Che cosa ha lasciato? Sai che già ce l'avevo. Ok. Me la sto vedendo un po' brutta. Preso veramente del fortissimo danno. Ah, cavolo. Un altro abito da lavoro. Forse questa roba conviene che la vendo. Sono tutti doppioni tanto. No! Così ferito questo. Ma qua sotto non ce n'erano di solito due. Ok. Ah, questi però ci sono. Allora ce ne dovrebbe essere anche uno qua. Ah, peccato. E dovrebbe scendere. Ok. Allora, se io vado a uccidere questi qua sopra, dovrei riuscire a farmi la strada senza nessun tipo di problema. Giusto? Cavolo. Scappa. 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 Uff. Nah, non funziona. Ok. Sarà morto quello? Speriamo di sì. Sembra di sì. Ouch. Ce n'era un altro di qua. Lì c'è un oggetto. Sento che spara, ma non lo vedo. Come arrivo a quell'oggetto? Da qui? Wow. Ah? Another Nana disappeared. The grunting carries a cage. He ever has his cage. And Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Another Nana disappeared. The grunting carries a cage. He ever has his cage. And Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Forse questo era quello che ti avvertiva. Tipo di entrare dentro la gabbia. Di qua si va alla gabbia. Ok. Allora, andiamo a vedere
Ah no, aspetta, tanto da là si poteva tornare indietro, no? Giusto. Andiamo a vedere se tante volte c'era un oggetto dall'altra parte, o un'altra strada addirittura. Ouch. Tanto lui abbiamo visto che non è aggressivo. Forse. No! Oh. Cavolo. E adesso? Come arriviamo laggiù in fondo? Ah, cavolo. Che peccato. Chissà che cosa c'è all'interno. Comunque, eravamo arrivati alla porta qua giù in fondo. Oh! Eccoti dove eri finito. Ok, quello è stato veramente tanto tanto danno. Non mi aspettavo riuscisse a colpirmi. Oh cavolo! Cavolo. Come li raggiungo quelli là sopra? Si raggiungono. Ah, cavolo. Siamo ridotti veramente male. No. Non penso di farcela. È un peccato perché abbiamo anche fatto cadere quel cadavere. Volevo vedere che cosa aveva dentro, ma praticamente abbiamo finito le cure. E non ho sul serio idea di come andare avanti da qui.
Oh beh, avevamo visto praticamente quasi tutti i passaggi, ci mancava l'altro, quello dove eravamo arrivati l'ultima volta, che vedremo la prossima volta. Grazie a tutti e ci vediamo presto con un'altra puntata di Dark Souls 3. Ciao ciao!